Un abbraccio, è davvero una grande gioia vedere come tante persone hanno voluto oggi essere qui, facendo anche dei viaggi difficili, affrontando davvero tante difficoltà, ma con grande entusiasmo. Mi pare di capire che c'è una grande passione, una grande gioia qui in questa piazza. Presidente, abbiamo detto e l'abbiamo visto, Papa Francesco ha sempre accompagnato l'Azione Cattolica, ha sempre avuto un occhio di riguardo per voi. Abbiamo detto però che l'ultimo incontro è stato nel 2017, l'ultimo incontro così esteso a tutti i membri dell'Azione Cattolica. Che vuol dire essere oggi qui, dopo tutto quello che abbiamo passato, con il Santo Padre? Sì, per noi innanzitutto è una grande gioia poter abbracciare il Santo Padre, poter dire che gli vogliamo bene. L'Azione Cattolica vuole bene al Papa, l'Azione Cattolica è sempre stata molto legata ai Papi, ma vuole tantissimo bene a Papa Francesco. Noi dovevamo farlo in questo momento così solenne, così importante, con questa partecipazione significativa. Siamo qui oggi anche perché vogliamo dire che vogliamo essere a braccia aperte, vogliamo abbracciare il Santo Padre, vogliamo abbracciarci, è uno stile di essere, di abitare, di essere nella Chiesa e di abitare la società. Abbracciare significa essere capaci di accogliere. L'accoglienza non è una cosa passiva, l'accoglienza è qualcosa di attivo che ci porta ad andare sempre verso gli altri. Questo ce l'ha insegnato Papa Francesco, ci ha insegnato a essere una Chiesa in uscita, che va continuamente verso l'altro, perché il Signore va continuamente verso gli altri. E allora davvero una grande gioia, per noi è anche una responsabilità, perché Papa Francesco si aspetta tanto dall'Azione Cattolica e noi vogliamo dirgli che ci impegneremo insieme a lui, insieme alla Chiesa che è sinodale, a vivere con questo stile dell'abbraccio, con uno stile di una Chiesa accogliente, una Chiesa inclusiva, una Chiesa capace sempre di costruire percorsi di incontro, di dialogo e di fraternità.